In uno dei droni abbiamo trovato un controller di navigazione svizzero. Questi microchip sono stati trovati su droni russi in Ucraina. Almeno che lo vedo il pezzo dove va montato, dico, ah, questo qua però è un cannone, oppure no, ah no, questa è una porta da garage. Che effetto le fa vederlo? Io e noi come azienda condanniamo fermamente questa aggressione. Armi russe usate contro l'Ucraina, prodotte anche grazie a componenti svizzere. È il frutto semplicemente della libertà di commercio, oppure c'è una responsabilità delle aziende, oppure ancora mancano i controlli? Questo è il veicolo di dimensione più importante che abbiamo, il Plutogigas, 600 metri di profondità, 8 nodi di velocità massima. Può arrivare una carica di 100 kg. Questa libertà di azione ci ha creato un primo campo di applicazione, che è stato soprattutto militare. La nostra storia con la Russia è iniziata parecchi anni fa. E la Russia per noi sarebbe stato un mercato abbastanza vasto, no? Piccoli sommergibili prodotti in Ticino, venduti ad una ventina di paesi della NATO, ma non solo, servono a scopi civili o potrebbero usarli anche i militari? È un caso emblematico di questa questione. Buonasera e benvenuti a Falò. La Svizzera paese neutrale, ma la Svizzera è anche paese produttore e commerciante d'armi. Sono temi che fanno discutere da sempre, che toccano la politica, l'etica e l'economia. Noi questa sera ne parliamo partendo da un fatto molto molto concreto, cioè il fatto che nelle armi che i russi usano contro l'Ucraina ci sono anche delle componenti elvetiche. Come è possibile? Perché succede? Beh, ce lo spiegano Mattia Pacella ed Emiliano Boss. La produzione russa di armi dipende molto da apparecchiature occidentali che non possono essere prodotte in Russia. Questi microchip sono stati trovati su droni russi in Ucraina. Ci mancherebbe che vengano a dire che abbiamo venduto bene in Russia in questi periodi. La Svizzera è il paese che fornisce le macchine poi utilizzate per la produzione di materiale bellico russo. Che strano tipo di neutralità propone la Svizzera? Gli attacchi con missili in questa regione hanno provocato oltre 1.600 morti e più di 2.500 feriti. Siamo a Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Ci sono oltre un migliaio di frammenti in questo cimitero dei missili. Per le indagini sui presunti crimini di guerra, qui vengono raccolte prove fondamentali come i microprocessori. Quelli tecnologicamente più avanzati sono studiati dagli esperti di intelligence del Ministero della Difesa ucraino per determinare che tipo di microchip stia usando la Russia e per informare poi i paesi di cui utilizza la tecnologia. Su questi missili la tecnologia è quasi interamente occidentale. Tra i paesi produttori di componenti ritrovati in Ucraina c'è anche la Svizzera. Stando a un centro studi sulla sicurezza britannico, il nostro paese è al quarto posto al mondo e al primo in Europa. La nostra indagine inizia da qui. Abbiamo raccolto testimonianze dall'Ucraina e dalla Svizzera per cercare risposte ad alcune domande.
come sono finiti i prodotti elvetici sulle armi russe? Quali responsabilità hanno le aziende? Forse qualcosa non ha funzionato nei controlli o nelle regole davvero complesse delle esportazioni? Partiamo da due esempi concreti. Due bombardamenti oggetto di indagini per presunti crimini di guerra. A Kharkiv, a metà agosto, un missile Iskander colpisce un obiettivo civile. In un dormitorio per non udenti muoiono 18 persone. Lì sotto sono rimasti dei bambini e al terzo piano anche delle nonne che non sono riuscite a scappare. Secondo diversi centri di ricerca indipendenti, sui frammenti di un missile di questo tipo viene ritrovato un microprocessore della Traco Power, società con sede nel Canton Zugo. Un altro razzo, questa volta del modello Kalibr, provoca nel centro dell'Ucraina 23 morti civili, tra cui 3 bambini. Nei sistemi di navigazione di questa tipologia di missili viene documentato il ritrovamento di semiconduttori della ST Microelectronics, multinazionale con sede a Ginevra. Le due aziende si rifiutano di rispondere alle nostre domande, ma prendono posizione via mail. Entrambe affermano, tra l'altro, di avere sospeso tutte le vendite, tutte le esportazioni e le operazioni in Russia, rispettando le sanzioni introdotte dopo l'inizio dell'invasione. Ci dispiace e siamo scioccati che siano stati trovati componenti elettronici con il nostro logo usati in modo improprio in materiale militare. Non autorizziamo né tolleriamo l'uso dei nostri prodotti al di fuori dello scopo previsto. Eppure i semiconduttori svizzeri vengono ritrovati su diversi missili russi, contribuiscono al loro livello di precisione. Anzi, non solo sui missili, la tecnologia elvetica sale anche a bordo di un drone russo come questo. In un drone Orlan abbiamo trovato motore e videocamera giapponesi, processori cinesi e americani e un modulo di navigazione svizzero. Nella sua sede di Kiev, la Fondazione Pritula raccoglie frammenti di armi russe e li mette a disposizione degli esperti per le analisi. Il drone funziona così. Si alza sopra il bersaglio, si ferma e da lì trasmette le coordinate all'artiglieria russa che poi colpisce l'obiettivo. Società civile, ricercatori, ma anche politici locali denunciano dall'Ucraina la presenza di componenti occidentali sulle armi russe usate da Mosca. Tra loro, l'ex direttore di Transparency International in Ucraina, oggi parlamentare. La Russia ha usato questo sistema per permettere il collegamento con droni e missili, usati poi per cercare di attaccare, e con cui ha attaccato non solo obiettivi militari, ma anche civili. Ci sono industrie con sede in Svizzera, a partire da U-Blox, che producono microchip in grado di collegare il drone militare Orlan al sistema di navigazione GPS militare russo, chiamato GLONASS. Siamo quasi arrivati a Talville, alla U-Blox, la ditta svizzera in cui sono prodotti i microchip trovati nei droni russi. U-Blox ha una politica molto severa dal 2002 che proibisce a noi e ai nostri clienti di usare i nostri prodotti in applicazioni militari e armi.
U-Blox è un'azienda fondata 26 anni fa a Zurigo come spin-off del Politecnico Federale. È uno dei leader mondiali nella produzione di microchip destinati al settore dell'automotive e della sanità. Però si continuano a trovare sue componenti anche su droni russi in Ucraina. Com'è possibile e quali spiegazioni vi siete dati voi come azienda? Una possibilità che questi prodotti finiscano nel sistema militare russo è che siano smontati da prodotti commerciali come bici elettriche ed auto e poi installati su questi droni. Mostriamo a Stefan Zizala l'ultimo documento che abbiamo ricevuto poche ore prima dall'Ucraina. È il video di un drone russo abbattuto all'inizio di febbraio in Donbass. È il vostro chip. Che effetto le fa vederlo? Come ho detto all'inizio, di nuovo, io e noi come azienda disprezziamo tutto questo. Ancora una volta condanniamo questa aggressione. Siamo convinti che stiamo davvero facendo la cosa giusta nell'essere così severi. Lei dice stiamo facendo la cosa giusta nel controllo delle regole dell'export. Non è che forse in queste regole dell'export c'è qualcosa che non funziona? Il guaio qui è che noi seguiamo quanto più possibile la catena di distribuzione per evitare proprio questo. Ma se il cliente di un cliente viola queste regole, allora non vedo alcuna possibilità concreta per poterlo fare. Siamo stati in grado di ricostruire solo la prima tappa del percorso di 3 microchip di U-Blox, ritrovati su altrettanti droni russi in Ucraina. Erano stati venduti in ambito civile nel 2012, 2015 e 2019 in Europa dell'Est e in Russia. Da qui se ne perdono le tracce, ma ricompaiono poi nel settore militare del Cremlino. Nonostante le sanzioni introdotte con l'inizio della guerra, sembra che Mosca continui ancora a procurarsi questi prodotti strategici. Le esportazioni di microprocessori dalla Cina verso la Russia si sono impennate, come confermano i dati doganali analizzati da un esperto di un centro di ricerca indipendente che incontriamo nel suo ufficio a Kiev. Molte di queste società cinesi in realtà sono russe, registrate e create da cittadini russi. Questo è il caso specifico che riguarda i prodotti della società svizzera U-Blox. Abbiamo scoperto che un paio di società cinesi hanno consegnato i microprocessori di U-Blox a un'azienda russa. E questa si è rivelata essere la società di facciata del principale produttore russo di droni Orlan. Questo è lo schema. Uno schema che permetterebbe di aggirare le sanzioni, su cui è chiamata a vigilare la Segreteria di Stato dell'Economia. Buongiorno, benvenuti a Berna. Ci sono molti paesi che non hanno adottato misure contro la Russia. Questa è una sfida per noi. Come controllare le esportazioni e come evitare che prodotti svizzeri siano deviati da paesi terzi e riescano ad arrivare in Russia. U-Blox nell'ultimo decennio ha esportato circa 750 milioni di chip. Per noi come società non c'è modo di avere un monitoraggio al 100% sui clienti dei nostri clienti. Questo non lo si può fare. È responsabilità dell'esportatore svizzero conoscere il suo cliente finale. Per i macchinari utensili è facile, ma per i prodotti di consumo di massa, e spesso questi microchip sono considerati come tali, alla fine è quasi impossibile individuare il destinatario reale. Dal micro al macro. In Russia, per anni, non sono arrivati solo i piccoli processori progettati sul lago di Zurigo o quello di Ginevra, ma anche i grandi macchinari di precisione made in Switzerland.
L'industria delle armi e gli armamenti comprendono molti prodotti. Si tratta proprio di componenti come microchip o di alcune frese o macchinari per la fabbricazione di armi. Questo sistema è molto più grande di quanto si possa immaginare. E oggi, in relazione all'aggressione della Russia in Ucraina, è diventato particolarmente importante il settore dei cosiddetti beni a doppio uso, civile e militare. Jan Irat è un giornalista del settimanale Voz. Dopo anni ha vinto una battaglia legale contro la SECO. Il Dipartimento federale dell'economia gli aveva a lungo negato l'accesso ai dati sull'export, in particolare dei beni definiti a doppio uso, cioè non solo civile ma anche militare. È riuscito così a mappare con precisione le esportazioni dalla Svizzera, utilizzate pure dall'industria bellica. La Russia deve in qualche modo procurarsi questi prodotti, cioè le armi finite. E per questo ha bisogno di macchine molto speciali dalla Svizzera che possono essere usate per fabbricare, per esempio, certi tipi di munizioni e parti di carri armati. La Svizzera è famosa in tutto il mondo per le sue macchine di precisione e di alta qualità. Secondo i dati della Confederazione, l'export di questo settore verso la Russia è tornato a crescere, fino oltre i 50 milioni di franchi nel 2021. Non sono macchine da guerra, ma macchinari che potrebbero essere usati per la guerra. Fresatrici, utensili di precisione e strumenti altamente tecnologici, fondamentali per l'industria bellica di Putin. Nella nostra inchiesta ne abbiamo rintracciati parecchie decine. A esportarli negli anni sono state numerose aziende con sede in Svizzera, compreso il Ticino. La Russia era un ottimo cliente per noi ai tempi, ancora quando era tutto tranquillo, tutto bello, tutto pacifico. Anche se sono via già da qualche anno, hai sempre l'orecchio un po' da quella parte, hai amici che lavorano lì, che ti dicono no, quest'anno siamo andati bene, abbiamo venduto bene in Cina, in America. Chiaro che di Russia non se ne parla. Giuliano Ossola oggi è in pensione. Ha lavorato per 40 anni alla GF di Losone, che fino a prima della guerra ha esportato in Russia strumenti ad alta precisione. Ci sono tantissime ditte a livello mondiale che fabbricano macchine per l'elettroesorsione, mille modelli e così, però le loro sono richieste principalmente per l'elevata precisione. È una macchina a filo di una certa grandezza dove permette di lavorare pezzi un po' più pesanti, più grandi e di dimensioni più grandi. Sono delle macchine molto ricercate anche dall'industria bellica russa. Perché, secondo lei? E perché si può costruire qualsiasi pezzo. Dopo io che lo chiamo poi culatta di un cannone o che la chiamo contrappeso di una porta da garage, non si può capire, perché almeno che lo vendo, vedo il pezzo dove va montato, dico questo qua però è un cannone, oppure no, questa è una porta da garage che fa da peso. È tutto relativo, non si può confermare una cosa del genere. Il 4 marzo 2022 la Svizzera adotta le sanzioni e blocca l'export di questi macchinari. I beni a doppio uso civile e militare non possono più essere venduti in Russia. Ma alcune limitazioni erano già in vigore a partire dal 2014, dopo l'annessione della Crimea. All'epoca, Berna aveva vietato le esportazioni di questi prodotti per fini solamente militari, lasciando però margini di interpretazione. A volte si ponevano problemi con i destinatari misti, cioè aziende russe che avevano una produzione civile, ma probabilmente anche militare. Alle sfumature di un regolamento particolarmente complesso si aggiunge la pressione dei settori economici. Per questo, un paio d'anni dopo, la norma viene precisata.
Il Consiglio federale ha ordinato alla SECO di concedere i permessi di esportazione soprattutto verso imprese miste, civili e militari, se durante la valutazione di queste domande l'uso civile era considerato plausibile. Sia chiaro, non abbiamo mai concesso permessi a destinatari puramente militari o per fini esclusivamente militari. Un uso civile plausibile, cioè ragionevole. Tutto si gioca su definizioni e cavilli, contenuti in un dettagliatissimo elenco di 256 pagine. In questo contesto, numerosi macchinari della GF finiscono in Russia, in diverse entità statali miste, collegate anche al settore della difesa. Oppure in una impresa ben nota, il gruppo Kalashnikov. Chiediamo spiegazioni alla GF e anche in questo caso otteniamo solo una risposta via mail. Nel passato era possibile fornire macchinari a certi settori dell'industria e della difesa in Russia e in Ucraina in accordo con le normative della SECO sull'esportazione. GF ci spiega le modalità dei suoi rapporti commerciali con la Russia e chiama in causa un esportatore svizzero. Tutte le nostre vendite sono state effettuate dal nostro ex distributore Galica, col quale abbiamo terminato ogni relazione dall'inizio della guerra. Galica è una società che ha svolto un ruolo centrale in questo settore. Per decenni, dalla sua sede di Zurigo, ha esportato macchinari di precisione in Russia. Non solo della GF, ma di numerose altre aziende svizzere e internazionali. Documenti da noi consultati indicano che Galica proseguirebbe tuttora l'export verso il mercato russo. Analyzing the custom databases, we see that. Analizzando le banche dati doganali, osserviamo che le filiali in Russia di Galica continuano a ricevere i macchinari occidentali, soprattutto svizzeri, tedeschi, americani, italiani e altri. Il problema persiste. Sul suo sito, la società mostra ancora oggi un permesso commerciale firmato nel 1991 da Putin in persona. In Russia, una filiale di Galica è stata condannata per evasione fiscale in relazione alle sue attività commerciali. In Svizzera, la SECO aveva rifiutato alcune esportazioni di Galica prima della guerra su segnalazione dei servizi segreti elvetici. L'intelligence sospettava un utilizzo militare da parte del destinatario russo. Contestata davanti al tribunale amministrativo, la SECO avrebbe dovuto riesaminare il caso, ma con le sanzioni l'intera procedura potrebbe essere ormai superata dai fatti. Siamo andati nella sede della Galica a Zurigo per rivolgere alcune domande, ma non abbiamo ottenuto risposta. Senza conoscere il destinatario finale e senza conoscere l'utilizzo finale, non possiamo effettuare i controlli per l'export. Questo significa che se una società svizzera presenta una domanda di esportazione e indica solo un intermediario commerciale, non prendiamo in considerazione la sua richiesta, perché non possiamo effettuare verifiche senza conoscere il destinatario reale di questo macchinario o dei prodotti in questione. È impossibile conoscere il cliente finale. In Russia noi lavoriamo attraverso un distributore. E poi è questo distributore a vendere i nostri macchinari. Lui non ci dice a quali cliente li vende e non ne conosciamo il nome. Questa è la testimonianza del dirigente di un'altra azienda svizzera di strumenti di precisione. A differenza di quanto sostiene la SECO, per anni ha venduto in Russia senza conoscere il destinatario finale. Da nostre ricerche risulta che uno di questi clienti fosse la Baikal del gruppo Kalashnikov, oggi sotto sanzioni. Non siamo coinvolti direttamente nella produzione dei fucili. Costruiamo strumenti che potrebbero essere usati in qualche modo per produrli. Prima delle sanzioni abbiamo esportato macchinari e utensili, che possono servire, tra l'altro, anche alla fabbricazione di armi.
Quindi in un periodo di 8 anni dopo l'annessione della Crimea, questo non rappresentava un problema per voi? La vera questione era un'altra. Non sapevamo dove andassero davvero a finire i nostri prodotti. Questo è grave, no? Noi produciamo e poi vendiamo al nostro partner commerciale in Russia. Se lui non ci vuole far sapere il cliente, noi non sappiamo più nulla dei nostri macchinari. La maggior parte delle nostre aziende sono piccole e medie imprese, esportano a livello globale. Hanno bisogno di intermediari che conoscano le condizioni del mercato locale molto meglio di loro stessi. Stefan Brubacher è un ex funzionario della SECO. Oggi dirige Swissmem, che rappresenta l'industria metalmeccanica ed elettrica in Svizzera. Difende le imprese di questo settore, che a suo parere rispettano le regole dell'export. Questi macchinari sono facili da controllare con una certificazione finale dell'utente. A un certo punto, però, i macchinari possono anche essere rivenduti di seconda mano. Non esiste una sicurezza al 100%. Per le aziende va tutto bene, per la Svizzera va tutto bene. Non abbiamo fatto nulla di male, ma alla fine i prodotti svizzeri vengono utilizzati nella guerra contro l'Ucraina e nessuno è responsabile. Secondo me questo è un punto critico. Le aziende non si assumono la responsabilità dei loro prodotti. Il primo compito di queste società è di fare ogni sforzo per migliorare la loro due diligence. La questione coinvolge molti attori. Uno di questi ovviamente è il governo. Il problema sono le lacune nei controlli sull'export. Lacune e criticità che l'invasione dell'Ucraina ha fatto emergere con forza. Molti interrogativi restano aperti in Svizzera e sul piano internazionale, per ora senza risposte. Intanto la macchina da guerra di Putin non si ferma e da Kiev raccogliamo l'appello a intervenire con urgenza. Non possiamo attendere tutto questo. Siamo in Ucraina. Se qualche società svizzera dice lo faremo tra un po' di tempo, ecco, questa tempistica non va bene per noi. Non possiamo aspettare. Davvero tutto il mondo sta cercando di aiutare l'Ucraina a fermare questa guerra? Non ho una risposta chiara, perché, per esempio, la Svizzera è neutrale. Sì, ufficialmente la neutralità, ma continua a produrre microprocessori che possono essere usati su un'arma. È vera neutralità? It's real neutrality. Questa dunque l'inchiesta dei nostri colleghi, che si chiude con l'appello degli ucraini affinché ci sia meno, anzi per nulla, nessuna tecnologia occidentale dentro le armi russe. Ne parliamo questa sera con due ospiti. Collegata con noi c'è la consigliera nazionale dei Verdi Stefania Prezioso Batù. Buonasera, benvenuta. Buonasera. E qui in studio con noi c'è un altro consigliere nazionale, Alex Farinelli del Partito Liberale Radicale. Buonasera. Allora, buonasera dunque ai nostri ospiti. Allora, andiamo subito sulle cose concrete che abbiamo visto in questo filmato. Abbiamo visto che ci sono dei microchip svizzeri che guidano i missili e i droni russi. È una cosa che naturalmente quando la si apprende colpisce. Però poi quando andiamo a vedere scopriamo che c'è un mondo piuttosto complesso. Allora, Stefania Batù, secondo lei c'è una responsabilità da parte delle aziende svizzere per quello che ha potuto vedere? Ci sono dei rimproveri che si possono fare oppure no? Penso che se bisogna parlare prima di tutto di rimproveri, il primo rimprovero dovrebbe essere fatto allo Stato, perché di fatto queste esportazioni che sono state anche condannate da varie parti della Svizzera ma anche del mondo,
e che lo Stato non vuole assolutamente sentire parlare di prendere posizione concreta, politica, nel caso di questa guerra tra la Russia e l'Ucraina. Dunque la prima responsabilità in quello che dicevano a Kiev, cioè il due diligence, si deve far portare allo Stato. Poi, secondo me, da quello che ho visto nell'ottimo documentario che è stato fatto, c'è una posizione delle imprese esportatrici che è una posizione che non mi stupisce più di tanto. Business as usual, cioè vendiamo, c'è gente che compra, noi non sappiamo dove va, ma facciamo il nostro dovere. Magari c'è stato un po' di stress che si è visto nello sguardo del leader della U-Blox, ma tranne lui hanno tutti una posizione abbastanza chiara, facciamo business e per noi è questo che conta. E dunque far portare sulle spalle delle imprese la responsabilità di vedere dove vanno a finire quello che producono non mi sembra la prima e ottima possibilità di agire. Penso che la prima e ottima possibilità di agire dovrebbe essere quella dello Stato. Ecco, sentiamo Farinelli su questo punto. Ma diciamo che innanzitutto è sicuramente seccante vedere queste cose, non è che faccia piacere, e capisco anche molto bene i giudizi, secondo me sbagliati, ma ovviamente condizionati anche dalla situazione che stanno vivendo delle persone che sono viste, certo, nel servizio in Ucraina. Le aziende non hanno detto, e qui correggo quello che ha detto la collega Battù, non hanno detto che non si interessano di dove vadano le loro produzioni, hanno detto che per loro diventa difficile, soprattutto quando ci sono diversi passaggi di intermediari, capire chi è il destinatario finale, oppure che una macchina, una volta che è venduta, se poi l'azienda qui è stata venduta la rivende a qualcun altro, non è più sotto il controllo delle aziende svizzere. Quindi io penso che ci sia una responsabilità, nel senso una presa di coscienza delle aziende. Penso anche che però sia illusorio pensare che un paese come il nostro, che esporta centinaia di miliardi di valore di merci ogni anno, possa improvvisamente dire adesso blocchiamo tutta una serie di produzioni perché c'è il rischio che forse con 7-8 passaggi qualcosa può finire in un paese dove non deve arrivare. Cioè questo è impossibile, vorrebbe dire de facto annullare il commercio mondiale, perché potenzialmente qualcosa può sempre arrivare nel posto sbagliato. Io credo che comunque ci siano dei controlli, si è visto anche nel filmato, e tra l'altro c'è una cosa da dire. Le merci che sono state individuate per la maggior parte erano state esportate molti anni fa, quindi a maggior ragione diventa impossibile controllarne la destinazione finale. Certo, che credo che sui microchip il discorso in effetti sia, possiamo forse essere tutti d'accordo che è molto difficile, 750 milioni di microchip ha esportato U-Blox, li ha esportati prima del 2019, sono dentro delle biciclette elettriche, sono stati tolti da lì per essere... Ecco, è vero che invece, e qui ricoinvolgo la signora Battù, sulle macchine forse il discorso può essere un po' più complesso, perché abbiamo visto nel filmato due aziende, una è la Georg Fischer, l'altra non l'abbiamo menzionata, i cui prodotti vanno alla Kalashnikov. Allora è chiaro che uno può dire c'è un intermediario ed è lui che si occupa di dire alla SECO dov'è la destinazione finale, però in fondo... Se voglio sapere che il mio prodotto alla fine va alla Kalashnikov, lo posso sapere, molto probabilmente lo sapevano, e quindi lì si può anche porsi delle domande, anche se la legge, diciamo che tutte queste esportazioni sono fatte in base a una legge in vigore in Svizzera, non c'è stata nessuna violazione di legge, però forse andando sul piano dell'etica, ecco, signora Battù, qualcosa si poteva fare. Sì, penso proprio di sì, e non è per niente, come lei ha fatto le differenze tra microchip, U-Blox e macchinari, penso che non è un caso ovviamente che la persona che è stata intervistata sui microchip è quella che è stata più scioccata, diciamo, da dove si sono ritrovati i microchip. Adesso sì, è vero, penso che con i macchinari la cosa poteva essere fatta diversamente. C'è una questione morale, c'è una questione etica e c'è una questione
politica nell'esportazione di certi strumenti e materiali. Penso che probabilmente attraverso queste questioni lì, che sono delle questioni che si devono porre le aziende, ma anche, e ripeto, lo Stato, su questo caso preciso della GF una cosa si poteva e si doveva fare e si potrebbe fare tuttora. Allora, io vi faccio una domanda un po', come dire, larga. Però nel filmato abbiamo sentito di aziende svizzere, appunto, che oggi non possono più esportare dei macchinari utensili come delle frese, per esempio. Così oggi ci troviamo nella situazione in cui un industriale svizzero non può più esportare una fresa in Russia, ma l'industria bellica svizzera può vendere carri armati al Botswana. Ecco, forse questo la dice lunga sul fatto che davvero noi svizzeri facciamo un po' degli equilibrismi quando si tratta di armi e di commercio. Alex Farinelli. Ma diciamo che piuttosto abbiamo delle regole abbastanza chiare, regole che dicono che le armi possono essere vendute solo a determinate condizioni, tra l'altro con le famosissime ormai dichiarazioni di non riesportazione che vengono peraltro controllate in loco, quindi non è solo un pezzo di carta, ma regolarmente vengono effettuate dalla Svizzera, verifica in loco che effettivamente le armi siano ancora nei paesi dove sono state vendute, mentre per l'industria chiaramente non si può pretendere una catena così, un corsetto così stretto, perché è evidente la tecnologia purtroppo, per fortuna nel tempo la tecnologia va nelle due direzioni. Sappiamo benissimo che tantissimi oggetti di uso comune che noi abbiamo oggi derivano inizialmente da un uso militare. Il GPS non è stato inventato per farci girare nelle città, il Teflon non è stato inventato per metterlo sulle padelle, ma era nell'industria spaziale americana. Cioè, quindi è normale che nello sviluppo della tecnica vi siano questi incroci. Bisogna cercare di evitare, ecco, che in situazioni di conflitti in qualche modo si vada ad aiutare una parte. Io adesso non voglio dare una soluzione totale a ciò che abbiamo visto nel filmato. Potrebbero anche esserci delle situazioni che richiedono insomma, di rivalutare determinate regole. Se ne può sicuramente discutere. La politica deve sempre essere pronta a mettere in discussione scelte fatte in passato se vede che qualcosa non ha funzionato come doveva. Partendo però dal presupposto che la perfezione e la sicurezza assoluta non fanno parte di questo mondo. Sentiamo la signora Batù. Sì, penso che la questione che pone il mio collega Farinelli è giusta, però parte da un punto di vista che secondo me è sbagliato, cioè il fatto che le regole sono ottime, che abbiamo regole e che queste regole sono seguite. Il fatto è che quando si parla del dual use, si è visto, le regole non sono ottime, ci sono tantissimi loophole, buchi nel quale una certa esportazione si può fare. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che penso sia molto importante è quella di dire che c'è una certa, non direi ipocrisia, però una doppia misura che io ho messo anche in risalto la settimana scorsa in Parlamento, quando appunto ho messo il dito sul fatto che si parlava tantissimo della neutralità sulla questione della riesportazione d'armi, però non si poneva la questione di tutte le esportazioni d'armi, come lo dice assolutamente bene lei, tutte le esportazioni d'armi che sono usate da governi autoritari contro la loro stessa popolazione. E questo è anche uno dei loophole che dietro la questione della neutralità che viene messa in avanti, che viene avanzata dal potere politico.
politico è uno dei problemi, direi, cardinali, una delle ipocrisie che magari è molto più importante di quello che si potrebbe dire. E dunque la questione del dual use, come è stato trattato dal filmato e come è risalito fino al Consiglio nazionale recentemente, è uno degli elementi che permette, secondo me, di rimettere in causa non soltanto la questione dell'esportazione di materiali dual use, ma anche più in generale di quello che si fa concretamente nell'esportazione di materiale bellico e dove va. Allora, lei ha parlato di dual use. Vediamo un secondo esempio, nettamente più breve rispetto al filmato che abbiamo appena visto, proprio su una questione che mette in chiaro davvero quali sono le nuance di tutta questa faccenda, con un'azienda ticinese che, va detto, c'ha, a differenza di altri che ci hanno risposto solo con una mail o non ci hanno risposto affatto, ci ha aperto le porte. I colleghi sono potuti entrare a vedere la produzione. Vediamo questo secondo esempio. La nostra storia con la Russia è iniziata parecchi anni fa, è stata spinta da me personalmente. E abbiamo avuto dei contatti favorevoli. Una vita a scandagliare mari e laghi, a recuperare relitti e anfore. Guido Gai, 84 anni, è ingegnere e inventore. Ha saputo trasformare la sua passione in un'attività imprenditoriale. Dopo aver solcato molte acque, Guido Gai è approdato al porto franco di Balerna. È qui che oggi ha sede la sua azienda. A dirigere uffici e impianti di produzione da decenni è il suo socio Antonio Ruggeri. Buongiorno, piacere, grazie. Buongiorno, Mattia. Accomodatevi. Grazie. Questo è il veicolo di dimensione più importante che abbiamo, il Pluto Gigas, 600 metri di profondità, 8 nodi di velocità massima. Può portare una carica anche questo? Può portare una carica anche questo, può addirittura arrivare a una carica di 100 kg. Si chiamano Pluto, il loro nome deriva da Plutone, ma invece di scendere negli inferi come la divinità, si calano negli abissi marini. Concepiti per uso civile, vengono commercializzati soprattutto in ambito militare. Portano cariche esplosive nelle delicate operazioni di sminamento subacqueo. Questo invece è il veicolo piccolino, il cosiddetto mine killer, quindi è il veicolo che contiene al suo interno una piccola carica esplosiva, quindi quando raggiunge l'obiettivo, quindi la mina, dalla console di pilotaggio si dà il comando di esplosione e quindi si sacrifica e innesca l'operazione di esplosione della mina. Si tratta di veicoli operati da remoto, una sorta di droni subacquei. Invece di volare, però, vengono calati nelle profondità del mare. Sono dei veicoli a comando a distanza, sono filo guidati. Questa libertà di azione ci ha creato un primo campo di applicazione che è stato soprattutto militare, e questo è quello che viene richiesto per la caccia alle mine, nel senso che la nave cacciamine deve mantenersi a distanza di sicurezza e deve essere in grado di inviare il veicolo vicino alla mina per identificarla, neutralizzarla, quello che c'è. Quindi questa è la nostra applicazione principale. 98% dei nostri veicoli sono per questo uso. La società di Balerna li vende alle marine militari di una ventina di paesi, molti della NATO, ma non solo. Qualche anno fa c'è stato il primo passo concreto per allargare il mercato anche alla Russia. Siamo stati a una mostra a San Pietroburgo. È stato apprezzato il nostro veicolo e il cantiere che costruisce i cacciamine era stato anche molto favorevole, nel senso che loro hanno delle cose che non funzionano
e quindi la nostra soluzione gli poteva andare bene. Questi prodotti non sono armi, anzi, servono allo sminamento. Però il loro potenziale strategico è comunque rilevante, come ci spiega High Sutton, esperto di veicoli sottomarini in ambito militare. In un certo senso questo veicolo ha una valenza pacifica, è l'opposto rispetto alle mine. Politicamente un prodotto per lo smaltimento è più accettabile e lo è pure per le persone comuni. Ma non c'è dubbio che si tratti comunque di uno strumento militare e che contenga tecnologie militari necessarie per altri usi, come per esempio la cosiddetta guerra dei fondali. Questo andrebbe a beneficio di un paese come la Russia. L'ipotesi di collaborare con la Marina Militare di Vladimir Putin e di ampliare le opportunità commerciali nel 2017 ha spinto l'azienda ticinese ad aprire una sede in territorio russo per produrre in loco. In Svizzera si chiama Idrobotica, a ridosso del Mar Baltico, la nuova società prende il nome di Idrobaltica. L'indirizzo è sì, Kaliningrad. Non ci sono dubbi su questo, che sì, sono loro. Sono loro, insomma, ecco, Idrobaltica. Vendere i nostri sistemi in Russia era praticamente impossibile come prodotto finito. La nostra intenzione, aprendo l'Idrobaltica, era quella di pian pianino costruire i veicoli in Russia. Guido Gai e Antonio Ruggeri aprono la loro società nell'ottobre 2017, come risulta dal registro delle imprese russe. La sede è a Kaliningrad, l'enclave russa tra Polonia e Repubbliche Baltiche. Con loro c'è anche un terzo socio in qualità di direttore. Ah, ecco, questo è quello ufficiale. 2017. Ah, vedi? Vedi, allora qua. Questo, e poi la data è la stessa, sì. Coincide, e ci sono i nomi da qualche parte, dove Zurkan, ah eccolo, vedi, siamo sicuri che sia lui? Ah ecco, sì, Zurkan, questo lo evidenziamo qua, ah, che fa il direttore, sì. E questo signor Zurkan, di cui noi non riusciamo a trovare poco o nulla, se non che forse è un signore di origine moldava, il direttore è un vostro uomo di fiducia o...? È la persona che praticamente ci ha un po' introdotto in questo mercato. E siccome è una persona che parla molto bene russo e ha contatti con il cantiere e le autorità russe, ci ha permesso di presentarci e portare avanti un discorso commerciale. E poi non si riesce a parlare con i russi. Loro riescono a parlare solo con persone di loro fiducia e questo signore che abbiamo trovato è uno di questi che ha la fiducia da parte russa e quindi riesce a colloquiare. Non mi sorprende affatto che Idrobotica stia percorrendo questa strada, aprire una sede a Kaliningrad in Russia, perché questo permette di produrre localmente senza i controlli sulle esportazioni, senza che la Svizzera possa dire no, non è permesso, non è conforme alle nostre leggi. Mentre la produzione in loco per Idrobaltica non è sembrata un'opzione percorribile subito, la potenziale partnership commerciale con la Marina di Mosca ha iniziato invece a prendere forma. 6 mesi prima dell'invasione ordinata da Putin, la stampa russa, infatti, riferisce della possibile collaborazione di Idrobaltica con un programma di sminamento militare, affidato alla società pubblica OCK. Voi sapete che è sotto sanzioni in Svizzera? Sì, sicuramente. Sicuramente perché l'OCK, che è il gruppo generale che contiene, è sotto sanzione. Noi abbiamo immediatamente interrotto tutte le relazioni. E la Russia per noi sarebbe stato un mercato abbastanza vasto, no? E poi tutto è crollato perché questa iniziativa dell'invasione dell'Ucraina ha fatto saltare tutto. Con la Russia in guerra voi non avete nessun rapporto? Esattamente così. E ho imposto io personalmente come responsabile di Idrobotica
all'interno di tutti i miei collaboratori di non far partire email, fax, niente, si è interrotto tutto. Tutto. Se in Ticino i contatti con la Russia sembrano essersi interrotti, i documenti indicano invece che la società idrobaltica è ancora attiva a Kaliningrad. Secondo il registro delle imprese, che è pubblicamente accessibile, ad oggi entrambi risultate titolari del 51% di idrobaltica. E infatti stiamo cercando di uscire da questa situazione. La nostra intenzione è regalare le nostre quote oppure chiudere la società se questo non è possibile. I veicoli sottomarini in generale potrebbero essere usati nelle nuove forme di conflitto così definite dagli esperti. La Russia si sta attrezzando e guarda anche alle tecnologie occidentali, comprese quelle di cui la Svizzera ha permesso l'esportazione. Se si ritiene che la Russia sia un attore pericoloso, tutto questo è abbastanza irresponsabile. I conflitti sui fondali marini, di cui noi siamo esperti, sono diventati tema scottante da anni. Ma i governi in generale se ne sono resi conto solo dopo l'attentato al gasdotto Nord Stream. Molti stanno sottovalutando questo rischio, incluso il governo svizzero. Credo non abbia alcuna consapevolezza della guerra dei fondali. Una guerra in cui non solo il gasdotto Nord Stream, ma anche cavi sottomarini e infrastrutture strategiche sono potenziali obiettivi. Dal mare, intanto, la Russia continua a colpire l'Ucraina. In futuro, a guerra finita, sarà accettabile pensare di vendere ancora al Cremlino tecnologie sottomarine? Io dico, non ho più intenzione di parlare, di discutere, di commercializzare con la Russia in questa situazione, per quello che stanno dimostrando. Per me il discorso è chiuso. Per me il discorso non è chiuso, però l'idrobaltica sì. Io mantengo con la Russia una sensazione positiva, nel senso che non è un paese, è un paese europeo. Il fatto che venga estromesso dall'Europa mi pesa notevolmente. Quindi vedremo cosa succederà in futuro. Io non chiudo la Russia assolutamente. Ecco, un imprenditore che è deciso, quando sarà finita la guerra, e ci auguriamo naturalmente il più presto possibile, ad andare avanti a fare affari in Russia. Lei, Stefania Batù, come la vede questa cosa? Perché qui abbiamo veramente i due lati. Da una parte il desiderio di continuare a fare commercio, di sviluppare la propria azienda, e dall'altra il rischio che questi prodotti possano essere usati in modo improprio. Sì, penso che ritorno su una cosa che può sembrare una cosa così, così semplice che non si deve neanche dire, ma vorrei tornare sulla questione morale e politica. Cioè, siamo in mezzo a una guerra che per molti versi sta cambiando la sorte del mondo. Che lo si voglia vedere o meno, c'è qualcosa che è successo, che sta succedendo oggi in Ucraina, che sta cambiando le sorti del mondo. E questa cosa che sta succedendo sta uccidendo bambini, donne, uomini sui fronti di battaglia, nel freddo e con una violenza e una crudeltà, dove si parla anche di rapimenti di bambini, dove si parla anche di violenza fatta alle donne, eccetera, eccetera. Dunque si parla di crimini molto gravi, di crimini contro l'umanità. Io, a dir la verità, sono quasi presa da un senso di dissonanza cognitiva, come si dice, cioè ho di fronte una guerra dalla straordinaria violenza
E da un'altra parte quello che si è sentito proprio adesso, ma io la Russia non voglio tagliarla fuori e dunque voglio continuare a fare business. E c'è un problema, penso veramente importante da porsi oggi, non soltanto da parte degli imprenditori che, ripeto e mantengo, vogliono fare business e vogliono fare profitto perché è per questo che hanno un'impresa, ma anche da parte dello Stato che non vuole vedere quello che, penso che non vuole vedere quello che sta succedendo. Ed è questo che secondo me è molto più terrificante nella situazione nella quale ci troviamo. Anche di fronte a risposte del Consiglio federale che sono risposte ambigue, che non vanno in fondo alle questioni che sono poste da questa guerra qua, e anche al ruolo che gioca la Svizzera in questo conflitto, un ruolo importante, non soltanto per il ruolo che gioca nelle materie prime della Russia, il ruolo che gioca nel non bloccare tutti gli averi degli oligarchi russi, eccetera, eccetera. E siamo lì di fronte a un problema militare che la Svizzera non vuole vedere. Ecco, Alex Farinelli è d'accordo, il Consiglio federale non vuole vedere dei limiti nell'esportazione di armi. Ma io penso che la signora Batou, non so, forse non ha seguito quello che è successo negli ultimi 12 mesi, ma a me sembra che la Svizzera si è comportata in maniera esemplare, tant'è che ha adottato, è stata anche criticata da taluni politicamente, ha adottato tutte le sanzioni che sono state adottate a livello internazionale, ha bloccato tutto quello che poteva bloccare, ha aderito alle sanzioni e ha dovuto farlo ed era giusto farlo, anche moralmente, proprio perché la Svizzera giocava un ruolo a livello di piazza di scambio delle materie prime. Non è un delitto essere una piazza di scambio economico, ma con una guerra in corso abbiamo preso una posizione chiara di campo. Quindi tutte queste critiche che sono state sollevate non sono pertinenti alla situazione attuale. Poi mi permetto di dire che quello che è stato detto nel filmato degli imprenditori è tutt'altra cosa. Gli imprenditori hanno detto: finché la Russia sarà un paese in guerra, finché non rispetterà il diritto, noi lì non facciamo più nulla. Però mi permetto di dire che se il metro fosse quello che uno Stato, guidato da una persona non proprio democratica, in un momento compie un crimine, non è che questo Stato per i prossimi 100 anni deve essere destinato a dover patire le conseguenze, anche perché sarebbe ingiusto punire la popolazione di questo Stato per un errore che ha fatto il suo leader oggi. La Russia, quando tornerà a essere uno Stato non più belligerante, quando magari sarà retto da qualcuno di più democratico, mi sembra che possa, come tutti gli altri stati del mondo, tornare a essere considerato un partner. Altrimenti, se utilizzassimo il metro della signora Batou, non dovremmo rapportarci alla Germania, non dovremmo rapportarci all'Italia, non dovremmo rapportarci alla Francia o alla Spagna, che sono tutti stati che nella loro storia recente hanno violato i diritti umani. Allora, ci dobbiamo avviare alla fine di questa discussione, abbiamo ancora qualche minuto. Io vi chiedo, siccome se ne è parlato molto nelle ultime settimane, una riflessione sulla neutralità svizzera. Signora Batou, se ne è parlato tanto anche a Palazzo Federale. Ecco, lei come la vede la questione della neutralità svizzera oggi, diciamo soprattutto in relazione all'Ucraina? Ma penso che il problema della neutralità è che è fondamentalmente un problema di un concetto a geometria variabile. E dunque. Lo deve essere a geometria variabile o deve essere monolitica? Non è monolitica, ma si vuol far credere alla popolazione che lo è. E non è vero. Non è monolitica. Ci sono cose che sono possibili ancora adesso, non sono d'accordo con il collega Farinelli. La Svizzera non ha fatto tutto il lavoro necessario per bloccare gli averi degli oligarchi in Svizzera, non ha fatto tutto il lavoro necessario anche per bloccare altre esportazioni di industrie che hanno sede in Svizzera e contro le quali non si fa niente. Dunque non è vero. Dunque siamo in un paese in cui si lancia il concetto di questa neutralità
per la quale non si potrebbe riesportare le armi perché siamo neutrali, cioè autorizzare la riesportazione delle armi, ma intanto su molti dossier, su molti, molti elementi, la neutralità non esiste. Di fatto non esiste, ed è stato ben detto questa cosa da uno degli intervistati di Kiev, che lo dice molto, molto serenamente, ma lo dice con forza, cioè non ci si può nascondere dietro un concetto che di fatto non esiste su tutte le sue, su tutti i suoi aspetti. E questo è vero sul punto finanziario, economico, sociale, e questo bisogna assolutamente che la Svizzera prenda le sue posizioni su questo, su questi limiti che ci troviamo di fronte. Alex Farinelli. Guardi, ribadisco, non è che la Svizzera ha fatto quello che poteva fare. Quando si parla di oligarchi bisogna poi capirsi, non è così semplice stabilire l'oligarco nel sentor comune, è un magnate russo, ma poi quando bisogna andare a bloccare qualcosa bisogna capire effettivamente chi si sta toccando e come lo si sta toccando. Quando la signora Battù dice che la neutralità è un concetto variabile, sbaglia, c'è una convenzione dell'AIA che definisce la neutralità, e mi permetto di leggere l'articolo 7 di questa convenzione, l'ho qui davanti: una potenza neutrale non è tenuta ad impedire l'esportazione o il transito per conto di questo o quel belligerante di armi, munizioni e in generale di tutto ciò che può essere utile a un esercito o una flotta. Allora, la convenzione internazionale che regola il diritto della neutralità addirittura permetterebbe a un paese neutrale, invito chi non crede di andare a leggersi, certo, la convenzione pubblicata, a esportare addirittura armi. La Svizzera vuole delle regole molto più rigide, non solo non esporta le armi, e questo ci mancherebbe, secondo me è giustissimo, ma addirittura blocca la riesportazione, che non è nemmeno contemplata in questa convenzione. Quindi è chiaro, il nocciolo della neutralità è sempre stato rispettato dalla Svizzera. La questione su come si fa una politica di neutralità, beh, quello è ovvio che è variabile, ma perché il mondo cambia ed è giusto che sia così. Io non penso che si possa limitarsi a dire è qualcosa come i 10 comandamenti scritto sulle tavole della legge ed è immutabile. Sarebbe un atteggiamento veramente poco saggio quello di non capire che il mondo cambia, e la Svizzera modifica il suo ruolo in un mondo che cambia. Allora, Stefania Battù, Alex Farinelli, io vi ringrazio per essere intervenuti a Falò. Naturalmente la discussione sulla neutralità potrebbe continuare per ore, l'abbiamo visto nelle scorse settimane. Grazie ad entrambi, ci avete fatto capire che ci sono due linee di pensiero molto diverse fra di voi, e questo è sempre utile quando si vuole costruirsi una propria opinione. Allora, noi abbiamo ancora una pagina, e abbiamo parlato nei servizi precedenti di regole che si possono aggirare. Questo è un servizio breve ma davvero curioso, riguarda la possibilità assolutamente legale di comprarsi un passaporto. È una società di Zurigo che permette questo commercio, riservato, va detto, a pochi eletti, perché i passaporti in questione costano alcuni milioni di franchi. Vediamo. Sono soprannominati i mercanti di passaporti. Ogni anno si incontrano con discrezione in un palazzo lussuoso. Questa volta il ritrovo si tiene nel cuore dell'Europa, a Bruxelles. A forza di insistere abbiamo ricevuto l'autorizzazione ad entrare, ma col divieto di mostrare i volti dei presenti. Ci sono politici, diplomatici e aziende specializzate in un settore particolare. La chiamano cittadinanza attraverso gli investimenti. In altre parole, vendita di nazionalità agli ultra ricchi del mondo intero. All'origine di questo business insolito, stimato in 25 miliardi di franchi, c'è uno svizzero. È chiamato il re dei passaporti ed è alla guida dell'azienda più potente di questo mercato. Henley & Partners. Define your future. La società si chiama Hanley & Partners. I suoi video promozionali ricordano un giro del mondo in versione lusso. Qui l'isola di Cipro. Prezzo da pagare per un passaporto, circa 2 milioni di franchi. St. Kitts and Nevis is one of the most exclusive Caribbean destinations.
Qui siamo a St. Kitts and Nevis, un microstato dei Caraibi che vi concederà la cittadinanza per 240.000 franchi. Ed è tutto legale, dal momento che sono i governi stessi a promuovere questi programmi per attirare i grandi capitali. Oggi sono 11 gli stati che vendono la propria cittadinanza. Micronazioni dei Caraibi, ma anche paesi del Medio Oriente, dell'Europa dell'Est e persino dell'Unione Europea. Hanley & Partners opera su mandato di questi stati e intasca una commissione su ogni passaporto venduto. Il grande architetto di questo business è Christian Kellin, un avvocato di Zurigo. È lui il re dei passaporti. Alcune delle sue conferenze si possono trovare su internet, ma le sue interviste sono rare. Nessuno sa dove viva veramente. Ma sapevamo che sarebbe stato presente a Bruxelles, così ci siamo auto-invitati in uno dei salotti ovattati del palazzo. Per prima cosa, gli abbiamo posto la domanda che agita tutti i professionisti del settore. Mr. Kellin, thank you for having us. Quante nazionalità e quanti passaporti ha? Sapete, sono una persona molto aperta e tutti mi pongono questa domanda. Ma è una delle poche cose che voglio tenere per me. Comunque, posso dirle che sono svizzero. Sono davvero molto svizzero. Ho ancora questo passaporto ed è il mio preferito. Dopo mesi di trattative ed esitazioni, ha accettato di parlarci della sua attività. Bisogna porsi una domanda di fondo. La nazionalità è una cosa giusta? Lei è nato in Svizzera, immagino. Ha scelto di nascere lì? No, ovviamente no. Il concetto di cittadinanza risale all'epoca feudale. È qualcosa che si eredita e non si può fare nulla al riguardo. Ora la domanda è, dovrebbe essere possibile ottenere una cittadinanza in cambio di denaro o di investimenti? Per noi la risposta è ovviamente sì. Se alcune persone versano contributi significativi ad un paese, perché non concedere loro il diritto di diventarne membri? Il problema è che la vendita di passaporti ha anche un lato scuro. Questa è Malta, il più piccolo stato dell'Unione Europea. Negli ultimi anni l'isola, che dal 2013 vende la propria nazionalità tramite un programma gestito da Hanley & Partners, ha visto approdare migliaia di super ricchi. Qui basta investire 1 milione di euro per ottenere un passaporto e nello stesso tempo avere accesso illimitato all'area Schengen, Svizzera compresa. Migliaia di uomini d'affari sauditi, cinesi e russi sono diventati maltesi e, in teoria, dovrebbero risiedere sull'isola. Manuel Delia è un giornalista indipendente. Si occupa da anni di questo tema e ci porta a fare un giro per la capitale. Questa è San Juan, è una zona residenziale, né ricca né povera. Si potrebbe dire che è un sobborgo della Valletta. In questo edificio di 3 appartamenti, nella cantina, proprio qui, dovrebbero vivere 2 neocittadini maltesi. Uno è russo, proprietario di una catena di negozi di articoli sportivi in Russia. L'altro è un magnate dell'edilizia degli Emirati Arabi Uniti. He was a construction magnet. Secondo documenti ufficiali maltesi trapelati, i multimilionari hanno preso casa qui, in questo garage, senza finestre né giardino. Non è credibile. Nessuno li ha mai visti. Dicono di vivere qua, ma in realtà non vivono nemmeno sull'isola. E lo Stato non controlla. È una bugia bella e buona, che il governo accetta perché è interessato soltanto ai soldi. Tentiamo la fortuna in un altro villaggio, nella parte occidentale dell'isola. In questo modesto quartiere dovrebbero vivere un magnate russo dei trasporti e la moglie. Entrambi hanno acquistato la cittadinanza maltese. Da parecchio tempo, evidentemente, nessuno ritira la corrispondenza. Questa volta Manuel suona il campanello.
Eccoci all'appartamento, 1, 2, 3 e al 4 nulla. Secondo me non risponderà nessuno. Vedete? Quante volte sei venuto a controllare? Diverse volte. Negli ultimi 2 anni sono venuto a questa porta 3 o 4 volte. Nessuno ha mai risposto? Nessuno. Ho anche mostrato foto in giro, ma nessuno li ha mai visti. Appartamento vuoto. Ma il problema va oltre queste presunte dimore fittizie. Il profilo di questi nuovi cittadini preoccupa l'Unione Europea. Per capirlo, bisogna tornare a Bruxelles, dove ha sede Transparency International. La principale organizzazione anticorruzione del continente vuole porre fine a questi programmi di vendita di passaporti che giudica molto pericolosi. L'invasione dell'Ucraina ha mostrato che diversi uomini d'affari russi, alcuni dei quali sono oligarchi corrotti, sono diventati cittadini dell'UE, comprano la cittadinanza e poi sono liberi di fare ciò che vogliono. Ed è complicato fermarli. Una volta ottenuto il passaporto maltese, gli acquirenti possono viaggiare o stabilirsi liberamente in qualunque paese dell'Unione Europea. Tra i nomi che ci preoccupano c'è Arkady Volodz. È un uomo d'affari russo. È il fondatore di Yandex, un sito web di informazione e motore di ricerca russo. Ha acquistato la cittadinanza maltese. La scorsa estate Volodz è stato inserito nella lista degli oligarchi sottoposti alle sanzioni europee, perché è molto legato al Cremlino. A pochi chilometri dalla sede dell'ONG, la festa continua nel palazzo dei mercanti di passaporti. Il loro soggiorno a Bruxelles non è una coincidenza. Sono qui per fare lobbismo e pressione su chi conta per continuare ad esercitare la loro attività. Ritroviamo Christian Kellin e gli chiediamo conto delle critiche che stanno piovendo sul programma di acquisto passaporti di Malta. Ci sono alcuni individui che abusano del sistema, ma non più che nella finanza. In realtà ci sono molte più frodi nel sistema finanziario. Una nuova nazionalità non consente, ad esempio, di riciclare denaro. Per questo bisogna ancora ricorrere a una banca, quindi il rischio è minimo. Soprattutto se si confrontano i rischi, ci sono molti più pericoli con il sistema migratorio nel suo complesso che con questi programmi di cittadinanza per investimento. L'avvocato zurighese respinge anche le accuse a proposito di chi finge di vivere nel paese di cui ha ottenuto la cittadinanza. Nel diritto europeo, la competenza in materia di cittadinanza spetta agli Stati membri. Ogni Stato stabilisce i propri criteri su chi può diventare cittadino e come. L'Europa non deve dettare condizioni. Non credo che Berlino o Parigi sarebbero contente se Bruxelles decidesse chi può diventare francese o tedesco. Ma la pressione sta aumentando su Malta e sul programma ideato da Christian Kellin. Le conferenze dello zurighese vengono talvolta fischiate, come qui a Londra. Gli attivisti denunciano la collusione tra lo studio di Kellin e il governo maltese. Sull'isola il re dei passaporti non ha solo amici. Matthew Caruana Galizia è uno dei suoi avversari. L'uomo vive sotto protezione. È il figlio di Daphne Caruana Galizia, la famosa giornalista investigativa maltese uccisa nel 2017. La sua auto è esplosa lungo questa strada mentre stava guidando verso il centro della città. Il suo assassinio ha avuto un eco enorme. Daphne è stata la prima a rivelare i meccanismi interni del programma dei passaporti d'oro e in particolare gli stretti legami tra Christian Kellin e i più alti membri del governo maltese. All'epoca lo zurighese invitava regolarmente il primo ministro e il capo di gabinetto alle sue conferenze, come si può vedere in queste immagini. Dopo l'omicidio, uno ha dovuto dimettersi, l'altro è indagato per corruzione. Si sospetta che abbia ricevuto tangenti legate ai passaporti d'oro. Matthew Caruana ha ripreso le indagini condotte dalla madre.
vincitore del premio Pulitzer, ci spiega il metodo Christian Kälin. St. Kitts and Nevis, Malta. St. Kitts and Nevis, Malta, Montenegro, Moldavia, Albania. È sempre lo stesso schema. Si tratta di stati fragili. Si avvicinano a paesi dove le istituzioni sono deboli, dove non esiste un vero contropotere e dove i politici sono facilmente corruttibili. Provate a immaginare se Christian Kälin si avvicinasse al governo svizzero e dicesse: «Ok, ho un piano per vendere passaporti svizzeri». Riuscite a immaginare la reazione dell'opinione pubblica o del governo? A Malta gli è stato steso il tappeto rosso. Le ingenti somme di denaro generate dal programma dei passaporti d'oro avrebbero creato un clima malsano sull'isola. Secondo Matthew, l'omicidio di sua madre è una conseguenza di questo indebolimento delle istituzioni. Sono indignato e disgustato. Mi sembra di essere tornato al XVII secolo, all'epoca dei pirati, delle colonie e delle compagnie commerciali. Ecco che cos'è la Hanlian Partners. È una società di pirati, o almeno si comporta come tale. Sull'isola le indagini giudiziarie continuano. È quest'uomo d'affari che avrebbe ordinato l'omicidio di Daphne perché la giornalista si era avvicinata troppo ai suoi interessi. Né Hanlian Partners né Christian Kälin sono finiti sotto inchiesta. La società continua a vendere la nazionalità maltese. Torniamo a Bruxelles un'ultima volta per confrontare il presidente della Hanlian Partners con queste critiche. Forse in passato siamo stati troppo vicini alle attività di alcuni governi. Ma è normale quando si è in piccole isole come Malta o nei Caraibi. È così che vanno le cose. Ma siamo sempre stati diligenti. Sono d'accordo con la famiglia Caruana Galizia su un punto. Sì, ci sono problemi all'interno del mondo politico di Malta. Ma il programma Cittadinanza per Investimento è stato fin dall'inizio uno dei più trasparenti. È il più trasparente al mondo. Quindi il programma è stato concepito molto bene. La politica è un'altra storia. Malgrado le polemiche, l'attività di Christian Kälin va a gonfie vele. Dopo il Covid e la guerra in Ucraina, il numero degli ultraricchi che vogliono acquistare una nuova nazionalità non è mai stato così alto. Una realtà davvero curiosa, emersa anche, l'avete visto, grazie al lavoro dei giornalisti. Buonasera, benvenuta Anna Bernasconi. Buonasera. Allora, noi raramente parliamo del nostro lavoro, ma questa settimana è doveroso perché martedì c'è stata una conferenza stampa in cui è stato presentato il risultato dell'audit condotto su quello che è successo all'interno dell'amministrazione cantonale. Un ex funzionario condannato per reati sessuali, diversi reati sessuali commessi proprio in relazione al suo ruolo professionale. Ecco, tu eri presente perché hai realizzato un'inchiesta su questa vicenda e il presidente della Commissione della Gestione, Fiorenzo Dadò, nel presentare il risultato dell'audit ha detto: a questo risultato si è arrivati anche grazie alla stampa e in particolare all'inchiesta di Falò. Che effetto ti hanno fatto le sue parole? Nulla restituirà la sofferenza delle vittime che hanno parlato, gli anni persi ingiustamente, ma con la nostra inchiesta abbiamo portato alla luce dei fatti concreti. In molti potevano avere degli elementi per agire e non l'hanno fatto. E con più professionalità forse si sarebbe potuta evitare molta sofferenza che poi è venuta in seguito. Quindi il fatto che oggi un audit esterno confermi questi elementi di negligenza, di problematicità strutturali all'interno di un dipartimento, tra l'altro proprio predisposto all'accoglienza dei minorenni o delle persone con fragilità e anche predisposto alla conoscenza delle normative che devono proteggere le vittime, è particolarmente importante proprio per migliorare la coscienza in futuro e affinché questi fatti non ricapitino più. Allora, della vicenda naturalmente quando tu hai iniziato ad occuparsene si era
già parlato e si sapeva che era una vicenda molto delicata. Cosa ti ha spinto a dire mi voglio occupare di questo dossier? Allora, sono state alcune delle vittime che non conoscevo ma che mi hanno contattato personalmente. C'era stata un'inchiesta penale che aveva fatto emergere alcuni che aveva condannato l'autore dei reati in via definitiva e che aveva fatto emergere alcuni dubbi sul sistema di segnalazione. Poi c'era stata un'inchiesta amministrativa nel 2019 che dopo un anno e mezzo aveva però accertato che l'amministrazione cantonale aveva agito correttamente. Quindi proprio con l'inchiesta siamo voluti andare a fare luce sulle responsabilità dei funzionari, andare a capire quali erano le problematicità nel sistema di segnalazione, quali problematicità strutturali c'erano. Quindi questo è stato l'intento. Allora, rivediamo alcuni momenti brevemente della tua inchiesta, poi ne parliamo ancora. Vediamo. Ci sono voluti anni per capire veramente quello che è successo in quei mesi. Sì, per capire che io sono stata una vittima. E io quello che percepivo era solo la vergogna, lo schifo, il disprezzo di me stessa. E io avevo 16 anni. Nei miei confronti gli abusi sessuali sono cominciati quando io avevo 17 anni. Violenza carnale, coazione sessuale, tanti episodi di varia natura. E è stato un periodo di terrore, veramente di terrore. A 14 anni mi aveva detto fammi vedere cosa sai fare. È stato veramente violento nei miei confronti. Sono dei fatti che si sono verificati per più anni, con più persone, tutte molto giovani, e penso che a livello di ambiente lavorativo non è possibile che nessuno si sia accorto di niente. Non solo quello che è successo dopo di me poteva essere evitato, ma anche quello che è successo a me poteva essere evitato. Perché se si fosse intervenuti subito, in maniera corretta, se si fosse osservato un po' di più quello che stava succedendo, si poteva evitare tutto quanto. Le vittime e le loro sofferenze. Partiamo prima di tutto da questo punto. Non avevano mai parlato con la stampa. Come le hai convinte e che rapporto hai avuto con queste persone? Le vittime hanno denunciato a distanza di anni in sede penale, questo non solo perché per questi reati ci vogliono anni per elaborare, per rendersi conto di quello che è successo, ma anche perché a distanza di anni si sono accorte che il funzionario autore delle violenze da loro subite era ancora al proprio posto ed era ancora a contatto con i giovani. Questa era la loro motivazione, sia di portare avanti l'inchiesta penale, sia poi è stata anche quella di partecipare all'inchiesta. Quindi c'era questa grande motivazione, intenti comuni, proprio per, nelle loro parole, non essere complici di questo e non far sì che altre donne potessero vivere in futuro quello che avevano vissuto loro. Ecco, sappiamo che per una vittima raccontare quello che ha subito vuol dire rivivere quasi in pieno quel dramma. Ecco, com'è stato in questo senso il rapporto con loro? Rivivere un dramma ha un costo emotivo enorme, è una sofferenza che è sicuramente molto grande e che può anche essere pericolosa. È vero che per chi rivive il dramma, se c'è un obiettivo, un'utilità, un obiettivo positivo, allora può valere la pena, e questo è stato il caso, il loro contributo è stato indispensabile. Poi in più comunque abbiamo lavorato su documenti inediti che andavano in un arco temporale molto lungo, perché parliamo dal 1997 fino ad oggi. Qual è stata la difficoltà maggiore di questo servizio, che comunque si sapeva, insomma, andava a toccare un ambito molto molto complesso e delicato? Ma sicuramente
ecco, non rispettare la dignità delle testimoni, questo è stato al primo posto, proprio perché chi è stato vittima è stato vittima di un episodio puntuale nel proprio passato, questo non lo rende vittima a vita e questo era importante restituire questo, anzi ci vuole molto coraggio per portare avanti i procedimenti penali e per testimoniare anche sui media, sulla stampa, e questo sicuramente può anche incoraggiare altre persone a farlo. E la soddisfazione maggiore, beh, specialmente forse anche oggi, no? Alla luce di quanto appunto si è detto martedì in conferenza stampa. La soddisfazione maggiore è aver riportato dei fatti, aver fatto luce su una vicenda molto complessa, molto intricata e molto, 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 su cui c'erano molte ombre, molti silenzi. Quindi ecco, rompere il silenzio su tutta questa vicenda, riportare dei fatti, evidenziare proprio dei problemi strutturali, quindi non solo il problema del capo ufficio, ma proprio di un sistema che non ha funzionato. Ecco, restando proprio all'attualità, c'è qualcosa nell'audit che è stato presentato martedì che ha ridimensionato quello che c'era nella vostra inchiesta o addirittura smentito quello che c'era nel vostro lavoro? No, l'audit conferma in pieno tutti gli elementi emersi dalla nostra inchiesta, anzi sostanzialmente la ripercorre anche nelle cronologie, negli snodi principali, quindi partendo dal rapporto del 2000.